Ecco qua, decolla in modo perfetto. Siete curiosi? Ecco qua ragazzi, lo sta facendo da solo. Sapete quanta batteria sto succhiando? Effetto drone che vuol dire? Che vado avanti con lo stick, vado indietro con lo stick del capra. Guardate. Ragazzi, buongiorno, io sono Mr. Robby e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi farò un nuovo unboxing. Che cosa proverò? Incredible! Un bellissimo aereo RC 3D, pieno di elettronica! Volete scoprirlo subito? Anche io sono curioso di provarlo! Let's go, ragazzi! Unboxing! Vi arriverà questa scatola direttamente a casa vostra. Quando l'aprirete, papà, una bella borsetta! Incredible! Tiriamola fuori. Naturalmente è un prodotto di qualità, Radiolink. Guardate quanto è simpatica questa borsetta per il trasporto. C'è anche di più, tanti belli adesivi da attaccare dove volete. Incredible, bellissimo. Subito troviamo i manuali, eccolo qua, in lingua inglese, dove c'è scritto tutto quello che c'è da sapere su come utilizzare questo modello. E in più un manuale, diciamo, short, sia in lingua cinese che inglese, che adesso vedremo. Ma passiamo subito al contenuto della valigetta. Eccolo qua, ragazzi. Guardate quanto è bello, Radiolink. In sostanza bisogna solo montare le ali e il piano di quota, perché se no non sarebbe entrato in questa valigetta. Però il modello è pronto al volo, praticamente già tutto settato, con il suo bel radiocomando. Guardate ragazzi, guardate quanto sono belli gli stick in alluminio anodizzati di rosso. Questa è una radio 2.4 GHz ad 8 canali, con una portata che può arrivare fino a 2 km. Questo è il modello Radiolink T8S BT. C'è tutto, ci sono i tasti per i vari modi di volo, che ne sono 6 ragazzi, 2 per quanto riguarda l'overing e altri 4 per quanto riguarda il volo. Poi abbiamo i trim, ma questo lo vedremo a breve. Le due batterie lipo a 2 celle per 500 mAh. Naturalmente non poteva mancare il loro carica batterie, già presente qui nella borsetta, con il connettore USB, USB-C, spina bilanciatore dove va attaccata la batteria per ricaricarsi, ha dei LED che stanno ad indicare lo stato di avanzamento della ricarica. Il laccio per portare a tracolla la borsetta. Tiriamo fuori il modello, o meglio la fusoliera già assemblata, compreso di elettronica. I rinvii sono con astina in carbonio da 1,5 mm, più le forcelle in nylon di tipo buono. Poi abbiamo il motore brushless con sistema di aggancio e sgancio elica, salva elica.
Ecco qua, ragazzi, si serra mediante una molla, un o-ring di plastica. Il modello è realizzato in Depron, impellicciato con questa sottilissima plastica. Non è Depron nudo, quindi questo Depron eventualmente si può pulire facilmente casomai si dovesse sporcare. Ricordo che è tutto plug and play, quindi per un rapido montaggio e smontaggio, così da poterlo trasportare sempre nella sua valigetta. Servocomando mini per quanto riguarda gli alettoni, servi praticamente micro da 3 grammi per quanto riguarda le parti mobili posteriori, deriva e piano di quota. Troviamo la ricevente 2.4 GHz con uscita S-Bus e PPM, l'ESC, il regolatore del motore brushless da 15 A, e non poteva mancare, visto che questo ha l'elettronica intelligente, il suo flight controller che gestisce i 6 modi di volo. Eccolo qua, ragazzi. Quindi dando la possibilità di pilotare questo aereo RC 3D addirittura anche ai principianti. Poi ci sono molti inserti in ABS che vanno a irrobustire tutta la struttura. E non solo, ragazzi, anche dei tiranti. Eccoli qua. Ma proseguiamo, a breve lo monteremo. Nella parte inferiore della valigia troviamo l'ala, piano di quota e altri accessori. Il carrello, ragazzi, da poter decollare praticamente dall'asfalto e da superfici lisce, senza rovinare il modello. Il piano di quota, eccolo qua. Due eliche, una di ricambio praticamente. Un altro cavetto di ricarica USB, micro USB per il radiocomando, gli o-ring che vanno a serrare le eliche vicino al motore. Poi troviamo la minuteria, un cacciavite, del nastro telato per fare qualche riparazione se mai ci dovesse essere bisogno, e le clip per montare il modello, e in più due forcelle per i rinvii di ricambio. Ragazzi, abbiamo anche gli accessori per il cambio mode. Ok, ragazzi, montiamolo subito. Si sfila questo componente, si prende l'ala, la quale addirittura è rinforzata con una barretta di carbonio. C'è un po' di carbonio su questo aereo 3D. Poi questo fatto dell'impellicciatura del Depron è veramente figo. Ecco, ragazzi, si mette così, poi prendiamo l'inserto che ho tolto, lo facciamo scorrere mediante le sue guide. Guardate, andiamo a inserire gli spinotti. In pratica ho quasi montato l'ala in 2 secondi. Ecco qua, prendiamo questi inserti e seriamo bene il tutto. Incredibile, che bel sistema, eh? Ecco qua. Adesso colleghiamo i rinvii degli alettoni delle ali. Io lo metto, diciamo, va su questo foro. Praticamente più
andate in basso con la forcella e più aumenta l'escursione della parte mobile, viceversa diminuisce se andate praticamente all'altra parte del foro. Qui praticamente metto là, ma comunque è già tanta roba. Naturalmente questa radio è programmabile come fosse una radio standard, contando di display, e l'applicazione è veramente completa. Ecco qua ragazzi, il carrello si monta così, in questa slitta presente in questo inserto in ABS. Ecco qua, fa il click ed è bloccato. Adesso montiamo la coda, nulla di più facile. Ecco qua ragazzi, dovete inserirla così. Guardate, facilissimo, si monta e si smonta in neanche 5 minuti. Ecco qua, montiamo in questo caso i tiranti, sempre costruiti con astina di carbonio da 1,5. Quando stringete la forcella dovete sentire il click, click, che va a indicare che si è bloccata. Abbiamo anche due tiranti nella parte posteriore, inferiore. Ecco qua. E dobbiamo collegare il rinvio del piano di quota. Clic. Non ci resta che bloccare il tutto con l'inserto presente. Ecco qua ragazzi, modello montato. Ah no, manca l'elica. Eccola qui. Per sicurezza ne metto due di O-ring. Montato. La batteria si alloggia qui, ragazzi, guardate, c'è anche lo strappetto, ecco qua. Dopo che avete ricaricato le batterie, perché arrivano in storage, non sono cariche totalmente, possiamo accendere il modello. Accendiamo prima il suo radiocomando.
Ecco qua. Si è connesso con il modello. Guardate ragazzi, i giroscopi fanno il loro dovere. Una cosa ragazzi, non tenete il radiocomando vicino al modello in quanto non prende bene, dovete allontanarlo almeno 30-40 cm. Ecco qua. Adesso installiamo l'applicazione sullo smartphone. Come vi dicevo, l'applicazione non è presente su Play Store, la dovete scaricare dal sito RadioLink, radiolink.com, disponibile sia per Android che per iOS. Andiamo sul sito di RadioLink mediante il browser di navigazione del nostro smartphone, andiamo nella sezione download, ecco qua. Clicchiamo qui su parametri setup applicazioni. Scegliamo il modello della nostra radio, in questo caso è la T8SBT. Clicchiamo qui. E qui il link per scaricare la PK. Una volta eseguito il download, ricordatevi di dover spuntare le autorizzazioni per poter installare applicazioni di terze parti. Quindi andate sulla cartella archivio e spuntate l'autorizzazione. Fatto questo, troveremo, una volta installata, l'applicazione direttamente sul nostro smartphone. Eccola qui. Si connette mediante il Bluetooth, accendiamo il radiocomando, associamo il radiocomando allo smartphone, poi facciamo connect, ci esce praticamente, guardate, RadioLink, clicchiamo qui e la radio inizia a emettere dei beep consecutivi. Per poter finalizzare la procedura, clicchiamo su questo tastino che è il tasto di trim degli alettoni sinistro. Ecco qua, sono comparsi i canali della nostra radio sul monitor servo. Guardate ragazzi. Quello che vi serve sapere adesso è che se voi pilotate come me in mode 1, quindi gas a destra, dovete cambiare mode al radiocomando. Il radiocomando arriva con il gas a sinistra, qui da questa parte, io già ho eseguito questa procedura. In pratica, per cambiare mode nel software, dobbiamo andare in Program Mix, alla voce System, cliccare, Stick Mode, guardate, STK Mode. Se cliccate qui vi fa scegliere il mode, avete visto? Poi dovete schiacciare il tasto Write per sovrascrivere il dato. Quindi da mode 2 a questo punto passerà a mode 1. Per poter cambiare il modo a livello meccanico degli stick bisogna aprire il radiocomando mediante queste 6 viti con il cacciavite semmai in dotazione. Una volta aperta la radio troveremo le due meccaniche degli stick, dove da una parte c'è la molla che fa rimanere al centro lo stick e invece dall'altra parte c'è una specie di piastrina metallica che permette praticamente allo stick di muoversi senza tornare al centro con una certa intensità. A questo punto, prestando un po' di attenzione, invertiamo i componenti. Se nell'ipotesi perdiamo la molla o il componente di plastica che bilancia lo stick, praticamente abbiamo il ricambio. È più facile a farsi che a dirsi.
Come dicevo ragazzi, anche se questa radio assomiglia a un joypad, è comunque paragonabile a un radiocomando professionale computerizzato, con tanto di display, e infatti abbiamo l'applicazione. Non gli manca proprio nulla, abbiamo i trimmer dei canali principali, quindi 1, 2, 3, 4, e in più abbiamo i tasti per i canali ausiliari, canale 7, canale 5, canale 6, canale 8. Questi due sono dei pulsanti a tre posizioni, guardate ragazzi, che praticamente muovono i servi o le funzioni di questi canali. Abbiamo anche un canale a rotellina, che scopriremo se serve a qualcosa, molto probabilmente aumenta o diminuisce l'intensità di qualche funzione, e abbiamo un canale a pulsante. Come prima procedura, per poter calibrare i giroscopi, dopo che abbiamo connesso il radiocomando al modello, dobbiamo fare così, questo movimento con gli stick, e poi rilasciare. Inoltre ragazzi, per poter calibrare gli stick, questo si fa prima di tutto praticamente, anche se comunque viene già settato di fabbrica, dobbiamo praticamente tenere premuto questi due pulsanti, il tasto di power e il trim della deriva a sinistra. I LED iniziano a lampeggiare, facciamo questo movimento con gli stick e li posizioniamo al loro centro. Poi clicchiamo su questo tasto di trim deriva a destra. Vediamo quanto pesa. ...190 grammi. Sfaso un po' perché lo sto tenendo con la mano. Ecco qua, 190 grammi. È leggerissimo. Un po' di venticello c'è, però è leggero. Dai, facciamo questa prova, sono curioso. Controlliamo i comandi, i rinvii, che siano ben collegati. Ok, possiamo decollare di qua e volare sull'erbetta per il momento. Controlliamo i comandi, destra di alettoni, alza l'alettone di destra, sinistra alza quello di sinistra, cabra balli in sul, cabra e picchia, sinistra e destra di deriva, comandi precisi. Io inizio con il volo manuale, che si attiva così. Questo pulsante a tre posizioni va calato tutto in basso, al centro è nullo, in su si attivano le funzioni speciali come l'overing. Questo qui tutto all'insù, questo in basso, modo manuale. Così lo trimo anche un poco. Ma quanto è sensibile, ragazzi! Mica mi hanno avvisato. Ricordo che naturalmente possiamo agire anche di Expo. Ma facciamo una cosa, iniziamo il volo con il volo per principianti, quindi così. Il pulsante di destra tutto verso il basso. Infatti ragazzi, guardate,
sembra che abbia un po' attivo in modo esagerato i giroscopi. Perché batte un po' di ala. Così è facile da pilotare, perché voi date il comando, per esempio di alettone, lo date tenendolo in questa posizione, il modello non va a testa in giù, rimane così, però dovete comunque necessariamente cabrare per eseguire la virata, così per la sinistra e così anche per la destra. Vediamo il modo acrobatico assistito. Tasto al centro, e infatti, ma bisogna regolare il giroscopio. Infatti così può fare le figure acrobatiche. Guardate. Adesso provo un po' il volo manuale, ma vanno fatte alcuni setup. Comunque vi potete allenare anche nel modo assistito. Oh, manual mode, troppo sensibile. No, troppo sensibile, va regolato l'expo. Perché il movimento non è neanche un millimetro dello stick. Naturalmente potete decollare anche così. Prima di andare in volo dobbiamo fare alcuni settaggi mediante l'applicazione che abbiamo appena scaricato sul sito della Radio Link. In basso alla pagina di home troviamo la voce support. Andiamo in quella pagina e troveremo la sezione download, dove nella stessa possiamo scaricare le applicazioni per qualsiasi radio venduta da questa azienda. In questo caso parliamo della T8S BT, in sostanza mi sembra che è la prima voce. Una volta scaricata l'applicazione e installata nel nostro smartphone, procediamo a fare alcuni settaggi necessari. Perché? Perché per come arriva nella sua valigetta non è in grado di volare bene nel modo manuale, in quanto le escursioni delle parti mobili non vanno bene, soprattutto per quanto riguarda le escursioni degli alettoni, i quali sono al 100%, quindi privi di dual rate e esponenziale sul comando degli alettoni. In che senso? Praticamente quando andiamo a dare gli alettoni, così, già dal primo millimetro del movimento dello stick vanno a metà. E quindi quando ci troveremo nel modo manuale in volo, il modello farà un frullino talmente rapido che sarà ingestibile da correggere. Per questo ci sono le varie regolazioni da fare sull'applicazione, che in sostanza è il software del radiocomando. Questo tipo di aerei con ala a tavoletta hanno bisogno di alcuni settaggi perché sono molto sensibili, soprattutto per via della grandezza delle loro parti mobili, essendo questo un aereo per il volo 3D. Ma quando il modello va veloce, tutta quella escursione è eccessiva. Infatti la massima escursione che serve per i modelli 3D si deve dare solamente quando il modello vola appeso all'elica. Quindi è lentissimo. Prendiamo il nostro smartphone, ci connettiamo al radiocomando. Naturalmente prima dobbiamo attivare il Bluetooth. Scegliamo Radio Link su questa lista.
il radiocomando inizia ad emettere alcuni beep. Per l'abbinazione dobbiamo schiacciare questo pulsante del trim degli alettoni sinistro. E siamo entrati, mediante Bluetooth, nella nostra radio. Guardate, qui abbiamo la sezione servo monitor, dove ci sono varie sezioni basic, quindi qui abbiamo reverse, subtrim, massima escursione dei comandi EIPA, sia sinistra che destra, fail safe, delay, advance. Abbiamo funzioni più avanzate che a noi sostanzialmente non ci servono. Poi abbiamo program e qui dobbiamo agire di dual rate e esponenziale, soprattutto sugli alettoni. Quindi prima di andare in volo andate in questa sezione prog mix e schiacciate DR cure. Io già ho impostato, guardate ragazzi, già ho fatto una curva sul canale degli alettoni, che è il canale 1. Ho messo il dual rate al 50%, li ho ridotti praticamente nella massima escursione al 50%, che è già tanta roba, e ho messo il massimo che si poteva mettere sugli esponenziale, meno 100%. E infatti adesso ho un movimento più dolce quando do alettoni. Guardate, cioè mi sposto verso metà stick e l'alettone, diciamo, non va direttamente alla massima escursione. Questo è l'effetto esponenziale, così da poter gestire il livellamento del modello. Se no è ingovernabile nel modo manuale, poi nel modo, diciamo, principianti stabilizzato, il dual rate e l'esponenziale lo gestisce il software del flight controller. Questo è necessario, ragazzi, fate questa impostazione sul canale 1. Quindi per esempio cliccate su canale 1, vi fa scegliere canale 1, canale 2, canale 3 e canale 4. Canale 1 sono gli alettoni, poi cliccate su rates e impostate il 50%, anche meno se volete, se non fate volo 3D anche meno, per chi fa il volo 3D anche un po' di più. Secondo me troppo sono eccessivi, ma solamente per il motivo che poi non si gestirebbe bene il dato expo. Esponenziali io l'ho messi a meno 100%, di più non si può, guardate ragazzi. Se invece è 100%, aumentate la sensibilità in base allo stick. Quindi non appena toccherete lo stick, neanche un millesimo di millimetro, gli alettoni partiranno subito a manetta. Quindi ho messo meno 100% e è quello che mi è stato più comodo, almeno all'inizio, per capire come va questo modellino. Una volta che avete impostato questo, guardate ragazzi, dovete schiacciare write per sovrascrivere i dati e memorizzare. La radio emette dei beep, 3 in questo caso, e ha memorizzato la modifica. Naturalmente in questa schermata possiamo agire anche sulla curva del gas del motore, throttle cure, possiamo resettare e possiamo fare anche altre cose. Tipo, se schiacciamo su System, possiamo passare da mode 2, infatti il radiocomando arriva in mode 2, gas a sinistra, a mode 1 o mode 3 o addirittura mode 4. Guarda, se clicco qua posso scegliere i vari modi. Poi è necessario agire meccanicamente dentro il radiocomando per spostare la molla da uno stick all'altro e la flangia metallica per fare l'effetto, diciamo, duro dello stick, e così da permettergli di rimanere in posizione. Gli aeromodelli volano in questo modo. Quindi per chi è come me
pilota in mode 1, anche se io piloto anche in mode 2, però quello mode 1 è il mio mode di origine. Potete cambiare facilmente il mode di pilotaggio della radio. Poi si possono creare altri modelli. Ripeto, questa è una radio ottagonale 2.4 GHz a tutti gli effetti, gli manca solo il display. È una piccola radio, mini radio, con 2 km di portata e varie funzioni avanzate mediante l'applicazione. Se per esempio vogliamo creare un nuovo modello, andiamo su Load e facciamo New. Però semmai il funzionamento totale di questa radio lo farò vedere in un video dedicato proprio a lei. Sempre nella regolazione del Dual Rate e Expo possiamo selezionare il tasto che lo disattiva o lo attiva, ecco qua, SVA, che sarebbe il tasto del canale 5. Per esempio, nella posizione Up, quindi all'insù, ho impostato il Dual Rate a 50% e l'Expo a meno 100%. Nella posizione down ho messo gli stessi dati, quindi anche per quanto riguarda il volo per principianti, quindi con questo tasto messo verso il basso, ho gli stessi parametri rispetto a quando ce l'ho in modo manuale. Anche se poi alla fine è il flight controller a gestire questa cosa quando è attivata la funzione stabilizzata per modo principianti. Ricordatevi sempre di sovrascrivere i dati mediante il tasto Write. Per quanto riguarda il volo 3D, che a me piace molto, con questi deproncini, ho notato che questo modello arriva con l'escursione del piano di quota e della deriva a metà di quello che servirebbe per il volo 3D. Quindi sono andato su Basic, dove c'è EPA, i fine corsa dei comandi, e al canale 2, riferito all'elevatore, ho impostato la massima escursione, 120%. Guardate ragazzi. Poi addirittura ho agito anche meccanicamente sulla squadretta della parte mobile, che adesso vi faccio vedere, sia per quanto riguarda l'elevatore che il direzionale. Invece sul canale numero 4 ho rimasto 96 come valore, diciamo, trovato di default, perché è sufficiente, basta solo agire meccanicamente sulla squadretta della parte mobile. Andiamo a vedere. In questo caso, per modificare meccanicamente l'escursione della parte mobile che vogliamo aumentare, dobbiamo praticamente scegliere il foro più vicino alla parte mobile stessa. Ecco qua. Più ci avviciniamo, più aumenta l'escursione. Più ci allontaniamo dalla parte mobile, l'escursione diminuisce. L'ho fatto sulla deriva, guardate ragazzi, e sul piano di quota, perché a differenza degli alettoni, qui ci vuole molta più escursione. Sempre nel volo 3D. Inoltre, prima di andare in volo, accendete il radiocomando, lo connettete al modello, accendendo anche il modello, e vedete se con i trim centrati sul radiocomando le parti mobili sono in linea e centrati rispetto alle superfici del modello. Se non lo fossero, centratele voi mediante questa vite che si avvita e si svita, consentendovi di registrare meccanicamente il trim. Quindi partite tutto a zero, anche perché questo è un modello tutto allineato e a tavoletta. L'unica cosa che influisce, diciamo, sulla linearità del volo sono i gradi dati al motore per contrastare l'effetto di coppia che genera l'elica in movimento. Quindi fate questa procedura, così vi troverete bene poi durante il collaudo del modello, andando semmai a trimmare quel poco necessario che c'è bisogno.
Che dire, devo proprio fare una recensione completa di questa radio, la quale è molto piccola, ma è come se fosse una radio tradizionale computerizzata, con le funzioni principali regolabili direttamente mediante l'applicazione sullo smartphone. È proprio carina, ragazzi. E ha anche questi sticchi in alluminio anodizzati di rosso, con un notevole grip. Ok, collaudiamo questo aereo RC3D, vediamo come va e vi spiegherò tutte le varie funzioni del radiocomando e modi di volo. E in più faremo anche il 3D, sia automatico che in modo manuale, sempre se me lo ricordo ancora, eh. Naturalmente per il volo 3D è preferibile togliere il carrello anteriore, perché è comunque un peso. Siccome in volo 3D si preferisce il peso, o meglio il baricentro arretrato, togliamo il carrello e proviamo le due funzioni speciali in merito all'overing. In dotazione abbiamo questo scotch telato in fibra di vetro, così da proteggere la parte inferiore del modello, dove andrebbe ad impattare durante l'atterraggio. Ecco qua. Ok, siamo pronti per andare a provare gli overing, sia quello effetto drone che quello fissato, come scritto sul manuale. Let's go! Ok, proviamoli qua. All'inizio li vado a innestare proprio già in overing. Per attivare questa funzione bisogna andare con il tasto di sinistra tutto all'insù, il canale 7 tutto all'insù e il canale 5 praticamente all'insù. Dovrebbe essere l'overing effetto drone. Siete curiosi? Ecco qua, ragazzi, lo sta facendo da solo. Ah no, questo è l'overing fissato. Guardate quanto lo fa bene, perché ho tolto il carrello. C'è anche una leggera brezza. Questo è l'overing fissato, guardate. Quindi diciamo il tradizionale overing. Lo sta gestendo lui, eh. Guardate. Se giocate un po' di gas, lo stabilizzate anche un po'. Incredibile! Tutto automatico. Quando fa questi movimenti è perché c'è un po' di vento che lo, diciamo, disturba, perché essendo questo un modello da 190 grammi, e allora... Allora, passiamo... Abbassiamo un po'. Passiamo all'overing effetto drone. Questo tasto tutto sotto. Ecco qua. Davanti, dietro. Destra, sinistra. Avete visto? Basta che date gas e si riprende.
Ok, effetto drone, destra. Quando sentite questo bip sulla radio è perché la batteria si sta scaricando. In questo caso, vabbè, viene, c'è molto assorbimento. Ok, sono andato in volo per principianti. Ecco qua, ragazzi, praticamente adesso lo potrebbe pilotare chiunque, anche se che comunque questo modello ha bisogno di un po' di deriva per poter virare bene, quindi direzionale. Quando vedete che l'ala beccheggia è perché ha molto effetto giroscopio attivo. Guardate, io sto virando solo con il direzionale tenendo anche gli alettoni. Guardate, fa una virata piatta in pratica, spettacolare. Naturalmente dovete prenderci un po' la mano e ricordatevi soprattutto di eseguire quei settaggi che vi ho consigliato prima. A destra. Poi se trovate la giornata proprio senza vento è meglio. Vediamo che cosa succede se inneschiamo l'overing mentre stiamo, diciamo così, volando. Ecco, lo fa da solo. Incredibile. Incredibile. Questo è l'overing effetto drone. Dovete prenderci un po' la mano con il gas, soprattutto quando la batteria inizia a scaricarsi. Ok, torno nel volo principianti. Devo vedere come si riduce un po' l'effetto giroscopio. Ok ragazzi, passiamo al volo manuale. Ok, manual mode inserito. Un po' di roll arrière. Lo devo anche conoscere un po'. Diciamo che è molto cabrato adesso, senza carrellino. Però c'è anche questo vento, un po' di batteria scarica, la devo sostituire. Incredibile. Eh sì, quando non soffia vento. Ecco, è che il vento mi...
Questo in assenza di vento deve essere una figata, ragazzi. Ok, atterraggio. A parte che non si fa niente, praticamente. Devo un po' picchiare perché giustamente è cabrato. Questo in assenza di vento sarà una figata, ragazzi. La batteria è scarica, ma io vado sempre su. Ecco, il vento mi blocca, mi blocca il vento. Hey guys, beh, bello Torquender Very Roll. Non è vero, ragazzi, Torquroll. Oh, inizio a tornare come 4-5 anni fa, Very Guys. Aiuto, aiuto, guys. Ho picchiato, ma le ali si piegavano. Però se va a terra non si fa niente, sull'erba naturalmente, ragazzi. Cambiamo la batteria, dai, sì. C'è Max che mi guarda. Batteria sostituita. Naturalmente in volo 3D dura molto meno, anche meno della metà, perché andiamo sempre ad accelerare. Quindi anche se fate l'overing modo automatico, il consumo sarà molto più alto del volo normale. Poi vabbè, alcune figure 3D in manuale con il tempo le imparerete a fare. Vi consiglio di volare proprio in assenza di vento, perché sennò anche una leggera brezza in volo 3D fly off vi scompone il modello, e quindi il modello tenderà poi ad essere aggiustato nel suo livellamento, o potrà anche cadere a terra, ma non si farà niente, sull'erba. Ok, partiamo con l'overing automatico, pulsante sopra di sinistra e pulsante giù di destra per avere l'overing effetto drone. Guardate, ragazzi, incredibile, incredibile, incredibile. Guardate come gestisce gli alettoni, guardate, avete visto? Effetto drone. Effetto drone che vuol dire? Che vado avanti con uno stick, vado indietro con lo stick del capra. Se vado, date un po' di gas quando tende ad avvitarsi, se vado a destra così il modello va a destra. Oh, mi ha fregato. Ritorniamo su. È perché c'è un po' di vento, capito? Allora, stavamo dicendo, se vado a sinistra con questo tasto il modello va a sinistra, però dopo che si è stabilizzato, cioè questa è una funzione che si fa completamente in assenza di vento. Poi abbiamo l'overing fissato, così sta scritto sul manuale. Tasto di destra tutto in su. Praticamente se do alettoni è come se fosse un overing tradizionale manuale, infatti alettoni a sinistra mi fa il torque roll. Guardate, ragazzi, diventa praticamente un aiutante automatico per l'overing tradizionale. Perché per andare a sinistra con l'overing tradizionale dobbiamo andare di deriva a sinistra, per andare a destra di deriva a destra, non di alettoni, che avviene con l'overing drone. Ok, adesso passiamo al volo manual. Via. Ok, guardate, si è già avvitato. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. C'è sempre questo ventaccio. Non mi fregare, non mi fregare, non mi fregare, non mi fregare. Ma deve capitare la mattinata senza vento, ragazzi, o il pomeriggio lo spremerò a fondo, perché qua non solo devo fare 3D con il vento, vabbè, atterriamo, non solo devo fare 3D con il vento, ma praticamente lo devo correggere anche in base al vento che ha. Allora, facciamo un'altra cosa, cerchiamo di fare i roll arrier
Quindi l'avvitamento è così in fly off, con il vento di fronte, anche se il vento viene dagli alberi, quindi viene tutto turbolento. Ok? Bella. Ok. Guardate, nel volo spento, quegli alettoni che sono già eccessivi dovrebbero essere ancora di più nella loro escursione. Ecco. Ma non è che a destra li fa meglio? Vediamo. Volo a coltello. Torna indietro. Sapete quanta batteria sto succhiando? Guardate, a volte si blocca perché è il vento, capito? Ecco, come adesso per esempio. Mi ha fregato, ma è infrangibile questo aereo. Quindi vi potete allenare, ragazzi. Merito anche dei tiranti in carbonio, che non vi fa spezzare la coda. Vediamo a destra, no, a destra proprio si è bloccato praticamente. Ci vorrebbero più escursioni addirittura. Vabbè, ma piano piano le farò tutte queste cose. Ah, proviamo a fare questa, il coltello. Questo in sostanza è un modello Intor, quindi per gli interni, però diciamo in volo diciamo principianti può volare anche con il suo carrellino. Ecco, voglio fare delle figure, però il vento me lo blocca. È già scaricata la batteria. Questo è manuale, con un po' di venticello. Ah, un modo che non abbiamo provato, ok, andiamo in modo principiante. Il modo che non abbiamo provato è quello acrobatico con giroscopio, che comunque non ho potuto settare bene perché non vedo la voce mid, quindi il pulsante centrale. Vediamo, ok. Questo qua è il modo acrobatico con giroscopio. Ah, ci pensa il giroscopio a ammorbidirlo, ok. Guardate ragazzi, volo acrobatico con giroscopio. Ah, è bello, ok. Bello, bello. Atterro là, se no prendo la rete. Mi piace sto modellino. Questo vi fa le dita, ragazzi. Anche con le sue funzioni speciali gli fa le dita. Sono sempre in modo acrobatico assistito. La batteria dice basta, ma a me non me ne frega niente, tanto non costano tanto, direttamente su Amazon.
Vediamo il looping rovesciolo. Oh! Questo qua, come tutti i modelli a tavoletta, per viare bene dovete dare anche di deriva, vi ricordo, guardate. Volo a coltello. Tolgo io motore per non sbattere velocemente. Sono io che lo faccio toccare a terra. E che là la tavoletta. C'è poi questo salvaeliche. Spettacolare. Ok ragazzi, vediamo come decolla con il carrellino. Dai, andiamo a mettere il carrello. Basta. Lo so che scarica, ma mi sono divertito. Il carrellino si installa facile facile e si toglie altrettanto facile. Ecco qua ragazzi, dovete inserirlo in queste due slitte presenti nell'inserto di plastica che fa da parafiamma anche per il motore. Ecco qua, sentite il click e si è bloccato. Ah, ma ce la vendo, guardate come si muove, lo sento proprio in faccia. E ecco perché lì ogni tanto nella figura 3D si bloccava il modello, perché sì, c'erano gli alberi che proteggevano, però il vento comunque arriva addirittura più sporco, meno lineare, con gli ostacoli davanti. E sono 10 giorni che sta tirando questo vento da nord e per poter provarlo devo venire alle 7 di mattina. E comunque c'è una leggera brezza anche a raffiche. Naturalmente potete volare con questo vento se non fate 3D. Quindi volo tradizionale, meglio ancora in modalità principianti, quindi stabilizzato. E volate anche con questo vento. Di più no, il modello pesa 190 grammi. Cioè in sostanza io non dovrei volare nemmeno adesso, perché io come metro di misura al campo non uso tanto la manichetta che è leggerissima, ma guardo se si muovono gli alberi, perché se si muove un albero che è pesante vuol dire che c'è vento. Ma comunque devo terminare il video e non è che posso venire 4-5 volte solo per terminare il video. Comunque ci sono riuscito ragazzi a farlo. Vado su e riatterrò subito, perché non mi piace tirare troppo vento. Ecco, modello a terra, funzione principianti, quindi canale 7 tutto in basso e canale 5 tutto in basso, modo stabilizzato, che in sostanza non vi permette di andare a testa in giù. Allora, decolliamo da terra. Io vi consiglio comunque di volare sempre sull'erba anche con il carrello, pure se a volte non ci riuscite a decollare con il carrello perché ci sono, diciamo, gli ostacoli come l'erba e la terra, perché se va e casca nell'erba non si fa proprio niente, se invece casca sull'asfalto si può graffiare. Questo è un video dimostrativo, quindi decolliamo da terra. Ecco qua, decolla in modo perfetto. L'effetto giroscopico del battito delle ali aumenta quando c'è vento, perché poi deve contrastare la turbolenza. Avete visto ragazzi? Proviamo a atterrare con il carrellino. Eccolo là. C'è vento, devo contrastarlo. Ok, facciamo l'atterraggio. Perfetto ragazzi, approved. Non è il solito modello che ha l'elettronica spiccia,
diciamo, proprio basilare. Questo è un modellino 3D che vi permette di volare, soprattutto di capire il fatto che durante il volo si dà anche la deriva, non si rompe sull'erba, o meglio, non si dovrebbe rompere sull'erba, ma se si rompe avete lo scotch telato e con un po' di colla bicomponente, non colla tipo Attack, se no squaglierebbe il Depron. Il Depron ha una colla specifica tipo il cianoacrilato, ma non so di che cos'è fatto, che non aggredisce il Depron e sicca subito. Ma comunque potete usare o il Vinavil o la colla a caldo oppure l'eposidica se si dovesse rompere, ma molto difficile sull'erba. In più avete il nastro telato. Che dire, ragazzi, approved, mi piace. Naturalmente vedrete altri miei voli qui sul mio canale, soprattutto quando avrò preso più dimestichezza, perché sono fuori, diciamo, allenamento dal volo 3D da circa 5-6 anni e avevo raggiunto ottimi livelli. Ma anche questo gli farò fare l'impossibile sia in indoor che con zero vento. Ragazzi, nonostante il radiocomando mi stia avvisando che la batteria praticamente è tutta risucchiata, io voglio fare un'ultima prova per oggi. Poi se cala il vento stasera mi faccio dei volazzi, o meglio svolazzi. Comunque voglio fare un'ultima prova davanti a voi, o a te se sei solo che mi stai seguendo, di overing automatico con il carrellino installato, quindi con un peso davanti leggermente più picchiato. Quindi andiamo nella funzione overing, tasto di sinistra tutto su, e andiamo nella funzione overing fissato, dovrebbe essere questa, tasto tutto su, e proviamolo, vediamo se lo fa. Incredibile, è un po' tiravento, sembra il discorso del vento, però lo fa anche col carrellino. E perché se avete il carrellino avete, diciamo, mo se ne va appresso al vento, avete, diciamo, una protezione in più durante le varie cadute. Cerco di avvicinarmelo, la batteria ormai non so come faccia a sostenere il modello. E certo che questa funzione, devo dire, per chi non sa fare l'overing è utilissima, perché ha gli stessi comandi che si fanno durante l'esecuzione in modo manuale dell'overing, ma con l'aiuto del computer. Guardate che bel volo a cottello fly off spento, guardate che apre un po', incredibile. Lo sai che faccio? Volo sempre così? No, scherzo. Guardate, guardate quanto è bello. Guardate. Ok, approved, ragazzi. Lo devo atterrare però. Lo atterrò a testa in giù, a testa in su. Scaricato, Casio. Ok. Atterrato. La batteria è scarica. Ok ragazzi, per oggi è tutto, sono rimasto veramente soddisfatto da questo piccolo aereo RC 3D che arriva già tutto pronto all'uso, non gli manca niente, e che vi permetterà di imparare il volo 3D. E sì, perché la prima figura che si impara in 3D è l'overing, lo farete da subito, soprattutto quando non c'è vento, e quindi con gli stessi comandi che dovreste usare in volo 3D durante l'esecuzione dell'overing potete governare facilmente questo piccolo modelletto. Non ci credete? È la verità. Poi vabbè, c'è anche la funzione overing in versione drone che si pilota come se fosse un drone.
poi in manuale vi potete sbizzarrire ad imparare tutte le figure in 3D, tanto quanto casca sull'erba sembra che non si faccia nulla. Togliete motore e il modello si appoggia sul terreno, questo no, sull'asfalto, perché l'asfalto graffia. Lì ci decollate con le rotelle e atterrate lo stesso con le rotelle, però semmai se siete alle prime armi fatelo in modo principianti, quindi stabilizzato. Ok ragazzi, io vi saluto, ma ci vedremo presto con il mio nuovo video. Sono già arrivato e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e naturalmente spuntate sulla campanellina, così vi avviserà l'applicazione di YouTube quando è uscito il mio nuovo video. Ciao ragazzi!